20 secondi alla fine. Sì, chef. Coraggio. State impiattando, ci siete? 10. Cavoli. 9. 8. Sì, 7, ci sono. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Servite. Ok. Per aiutarmi a giudicare i vostri piatti, ho invitato uno dei critici gastronomici più rispettati d'America. È il caporedattore di una rivista molto famosa nel settore. Di sicuro avrete sentito parlare di Everyday with Rachel Ray. Wow. Diamo il benvenuto alla mia amica Dana Bowen. Salve. Ciao. Quella donna conosce tutti i segreti della cucina nazionale e internazionale. Mi sento in soggezione. Grazie per l'invito. Prego. Non vedo l'ora di iniziare. Ottimo, partiamo dalla cucina indiana. Indiana, bene. Mary e John, venite. Mary. Ho preparato una lombata di agnello in crosta di garam masala su un letto di purea di melanzane grigliate. Guardo il mio piatto e penso che con il riso basmati sarebbe stato perfetto. È il grande assente, questo mi rende nervosa. È davvero incredibile, le spezie sono molto equilibrate. Ottima carne. È tenerissima. Mm-hmm. Brava. Non ci credo, lo adorano. Forse il riso è sopravvalutato. John, prego. Sì, chef. Io ho preparato un pollo tandoori con contorno di lenticchie e pistacchi. Ho speziato la carne, sì, e alla fine l'ho glassata con il miele. È molto tenero e saporito. Bene. Sì, delizioso. Il bello di questo piatto è che grida cucina indiana. Squadra rossa o squadra blu? Devo dire che entrambi i piatti hanno un punto di forza. Però preferisco il pollo. Squadra blu, okay. Bene. Bravo. Ottimo, bravo. Inizio. Non poteva dare un punto a entrambi. Vantaggio per la squadra blu. E ora la cucina Thai. La squadra blu, perenne seconda, è in testa. Le prossime a sfidarsi saranno Nedra e la sua vecchia compagna Janelle. Prego, Nedra. Ho preparato per voi un buon brodo al curry, servito con calamari fritti in pastella. Calamari fritti? Sono rari in Thailandia. Volevo proporre qualcosa di diverso. I calamari sono cotti bene, però non riesco a distinguere gli altri sapori. Per me hai esagerato con il sale. Non ci siamo proprio. È il mio primo piatto Thai. Ok. Janelle, descrivi il piatto. Ho preparato un halibut al vapore con brodo di citronella e cocco. È straordinario. Una rivisitazione intelligente di un classico piatto Thai. Scherzi? È fantastico. Scherzi? No, scherzi? Una sferzata di energia. Cosa? E poi... aspetta. È delizioso. Per favore. Il pesce ha assorbito il sapore del latte di cocco. È un piatto notevole. Mi prendi in giro? Rossa o blu? Do il punto alla squadra rossa. Cosa? Sei seria? Grazie. Ben fatto. Grazie. Brava, Janelle. Brava, Nedra. Janelle, complimenti. Meno male. Ho apprezzato che tu abbia saputo dosare bene gli ingredienti, evitando, sì, di caricare troppo il sapore. Sei stata strepitosa. Ok, non fa niente. Grazie. I prossimi. Con il suo piatto, Janelle ha sbaragliato Nedra. Perciò le due squadre sono in parità. Quale chef vincerà? La sfida sulla Grecia, forza. Anthony o Cindy? Cindy, descrivi il piatto. È una rollata di pollo ripiena servita con insalata di orzo profumata alla menta. Però è ottima, il pollo è cotto a puntino. È ben condito. Grazie. Prego, Anthony. Vi propongo costolette di agnello con una salsina di yogurt greco, prugne e menta. Sono ben cotte. Già, l'agnello sembra burro. Però la prugna copre un po' gli altri sapori. Rossa o blu? Devo dire rossa. Grazie. Rossa. Brava, Cindy. Grazie, chef. Complimenti. Sì! 2-1. Abbiamo la vittoria in pugno. L'ultima coppia. Cucina giapponese. Vai, Susan. È il round finale e le donne conducono per 2-1. Per pareggiare, Zack dovrà battere Susan. Forza, Susan. Ho preparato una zuppa di miso con sauté di bok choy, un trancio di tonno in crosta di sesamo e per finire un'insalata daikon con salsa ponzu. È davvero fantastico. È un ottimo piatto. Grazie, chef. In bocca è molto equilibrato. Brava. Grazie. Il mio piatto ha fatto centro. Non c'è nessuna possibilità che Zack riesca a battermi. Ecco perché ti ho scelto, Zack. Bene, Zack. Ti conviene pareggiare o perderemo di nuovo. Dipende tutto da te.
Propongo noodles giapponesi con petto di pollo scottato in padella, cavolo cinese fresco e bok choy. Che cavolo è il bok choy? Si dice bok choy, scemo. La salsa è a base di soia. Ecco, capisci cosa intendo? Quelle sarebbero erbe fritte? Non so di che tipo di erba si tratti. È la prima volta che cucino giapponese. Il pollo non è propriamente giapponese. No, infatti non è un piatto molto raffinato. Già. Assaggiate i noodles con il pollo e sentirete come si sposano. Forse non conosco gli ingredienti, ma so dare sapore a una pietanza e la mia ha sapore da vendere. Il pollo è asciutto. Sì. Per me è più cinese che giapponese. Esatto, se l'avessi ordinato con l'idea di mangiare giapponese ci sarei rimasta male. Allora, rossa o blu? Non devo pensarci troppo, rossa. Grazie mille, grande Susan. Sì, un altro punto per noi. Abbiamo vinto ancora una volta. Brave. Grandi, brava. Non vinciamo neanche con uno chef in più. Ringraziamo questa professionista straordinaria, Dana Bowen. Ottimo lavoro. Grazie mille. È stato un piacere. Grazie. Ciao. Stammi bene, grazie. Signore. Sì, chef. Complimenti. Grazie, chef. Pronte per lo shopping? Oggi andrete tutte in un famoso centro commerciale. Non è ancora finita. Ecco, $2,000. Prendile, Cindy. Dividili con le altre. Sono 2000. È pazzesco. Grazie, chef. $2,000 con la crisi che c'è adesso. Anch'io ho bisogno di fare shopping. Mi serve un reggiseno nuovo. Signore, subito dopo vi godrete un pranzetto in un ristorante esclusivo. Avrete la sala tutta per voi. Cucina cinese. Non ci credo. Di sopra troverete un regalino, come al solito. Grazie, salite e godetevi la giornata. Grazie, di niente. Cindy, non mollare quei soldi. Come se i $2,000 e il pranzo offerto non fossero già abbastanza. Che meraviglia. Chef Ramsay ci ha regalato un intero set di pentole. In questo momento potrei anche piangere dalla felicità. Sì, grandi. Squadra blu, stasera apriremo il kitchen. Primo, scaricherete una grossa partita di vini. Secondo, pulirete tutti i calici. E terzo, taglierete a spicchi 18 kg di lime e limoni. Bene. E poi, preparerete entrambe le cucine in vista del servizio di stasera. Nedra, benvenuta Francesco. Nella squadra blu. Già. Sparite. Dirò a quei deficienti che abbiamo perso per colpa loro. Non ho intenzione di spaccarmi la schiena scaricando casse di vino. Ne Saranno prendo due. Pesanti? Come faccio? Certo che sono pesanti, sono bottiglie. Che macini! Nedra ha fallito la prova e ora non muove un dito durante la punizione. Finirò per spaccarmi la schiena. Nedra, potresti portare qualche cassa invece di tornare dentro a mani vuote? Ancora 7, così non ci siamo. Mentre quasi tutta la squadra blu lavora per svuotare il camion. Perché sto faticando più degli altri? Io ho guadagnato l'unico punto. Quella rossa è pronta a rifarsi il guardaroba. Oh, bene, bene, molto bene. È un sogno? Braccialetti. È stupenda. Mi piace. Proprio bella. Ha un bel colore. Mi sento come un bambino in un parco divertimenti. Voglio spendere fino all'ultimo centesimo. Mi piace. Bella, 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 bella. Grazie, Chef Ramsay. Mentre la squadra rossa sta per gustare un pranzo con i fiocchi. Ah, che noia. Quella blu. Durante la sfida non abbiamo comunicato per niente. Riceve consigli indesiderati. Perché non collaborate? Nedra. Se non ce la fate, non ce la fate. Siete disordinati e io non posso lavorare in queste condizioni, è chiaro? Ma dai. Insomma. Nedra sembra la maestra di Charlie Brown. E poi manca del tutto la pulizia. Ognuno pensa a se stesso. Con i primi vado come un treno. Mi spiego. Dacci tregua! Mentre la squadra blu sopporta la ramanzina di Nedra... Ho scelto io di venire qui. La squadra rossa ne sente la mancanza. Al giorno per più bello in assoluto. Puoi dirlo. O forse no. Wow. Dobbiamo continuare a vincere? Mm-hmm. Noi della squadra rossa ce la stiamo spassando. Non immaginate quanto sia felice di non essere finita in quella blu.
Già che vedere, signore! Come va? Ci siamo quasi. Tutto bene. Sono nervosa perché Pinco Panco e Panco Pinco stanno preparando la mia postazione. Il mio bignami? Oh, cavoli. È proprio cretino. Casa, dolce casa. Oh. Ciao. Mentre noi eravamo via, la squadra blu ha preparato le postazioni per il servizio e la cosa non mi rincuora per niente. Dobbiamo ridurli in polpette. Dobbiamo velocizzarci. Perché non sono accese? Quale manca? Solo questa. Torno nella cucina blu e cosa vedo? Tutte le postazioni sono pronte tranne la mia. Anthony, dove sono le erbette?